Grazie, prima di tutto benvenuti, vi porto il saluto della Camera dei Deputati ed è un vero piacere partecipare quantomeno ai saluti di questo importante appuntamento perché, come diceva prima il collega Palmieri, dopo mi aspetta tra pochi minuti un ufficio di presidenza in cui si parlerà per vostra conoscenza dei vitalizi ai condannati per mafia, ai condannati per corruzione e così via, e spero si deciderà e anche bene. L'importanza di questo evento non è da sottovalutare. C'è un mondo in questo paese di piccoli imprenditori di se stesso che fanno impresa con metodi innovativi che aspetta di essere incoraggiato, ma per essere incoraggiato deve essere conosciuto. Prima di tutto dalle istituzioni che sono tenute ad incoraggiarlo. Non è una cosa scontata, molto spesso si pensa che le istituzioni siano già tutte edotte sulle nuove tecnologie o sull'evoluzione tecnologica o sociale di quello che accade nel nostro paese, ma non è così. Lo abbiamo, penso, appreso tutti, stando qui, chi più chi meno. La verità è che quando c'è pressione sociale, quando c'è informazione bidirezionale, quando ci sono istanze da parte dei cittadini, le istituzioni si mettono in moto su un tema. Quando c'è incoraggiamento su dei temi da parte dei media, delle informazioni, le istituzioni si mettono in moto. Io ho letto anche la vostra carta, no? I vostri punti che auspicate possano essere il prima possibile approvati, dall'agevolazione dell'e-commerce, passando per il wifi come la toilette. Una cosa molto interessante al punto 10 è la questione degli edifici pubblici inutilizzati, del patrimonio pubblico inutilizzato per un certo tipo di attività, un certo tipo appunto di attività produttive. Devo dire che per esempio il mio ufficio di vicepresidente è stato cablato in wifi un anno e mezzo fa. In questa Camera si utilizza ancora troppa carta, quando invece potremmo utilizzare tutto in digitale, visto che tutti quanti hanno un iPad, tutti quanti hanno un computer qui. Allora è questo il punto, mettere in moto un processo, prima di tutto sulle istituzioni stesse. Vedo Anna Masera, che è la nostra capo ufficio stampa, che è una delle persone che da quando è arrivata qui ha rivoluzionato il nostro metodo comunicativo. È di questi giorni la notizia che finalmente lanceremo la pagina Facebook. Lo so che per voi sembra una cosa scontata, però qui non è scontato, anzi, e ha fatto anche una bellissima manifestazione con la quale sono state create delle app che utilizzeranno sicuramente, che utilizzerà la Camera e che agevolerà il lavoro dei parlamentari. Allora, se qui dentro siamo a questo punto, è chiaro che poi quando si legifera si è sempre troppo indietro rispetto all'evoluzione che vivete voi e che secondo me è inevitabile che vada più veloce dei tempi della politica. Credo che sia inevitabile. Adesso si tratta di mettersi al passo con i tempi, superando sicuramente la paura, perché nel mondo che voi ci chiedete di incoraggiare, non di agevolare, di incoraggiare, che è un altro punto, perché in generale l'imprenditore o colui che fa attività in proprio non chiede nulla se non rispetto e certezza delle regole da parte dello Stato nei suoi confronti. Quando non c'è questo, dall'altra parte si naviga a vista, non c'è la possibilità di programmare nulla, non c'è la possibilità di lavorare nel settore in cui si vuole intraprendere un'attività. E allora oggi questo appuntamento è uno, spero che non sia nel primo e nell'ultimo, che serva a stimolare in generale le istituzioni della Repubblica attraverso questo intergruppo, attraverso tutte le attività possibili e immaginabili, perché molto di quello che voi vivete ogni giorno e considerate la normalità, come vi ho riportato anche nelle testimonianze, qui magari lo si sta cominciando a vivere e lo si vive anche come una conquista molto spesso. Allora è questo il gap, il vero spread, diciamo così, che si deve colmare. Vale per il vostro mondo, ma vale anche per tanti altri ambiti di questo paese. Per poter deliberare correttamente le istituzioni devono conoscere. La conoscenza avviene dall'ascolto delle varie realtà, non solo sentire ma ascoltare, che sono due concetti completamente differenti,
è così che si possa cominciare a realizzare qualcuno di quei punti. Bisogna superare la paura in generale per quelle che sono magari per quella che è la rete, molto spesso viene vissuta come una giungla rispetto alla certezza della vita reale, ma in realtà in rete esistono e si muovono persone reali. Bisogna soltanto entrare nella logica, come nella vita reale, della denuncia nel momento in cui si compiono degli illeciti, perché ormai io credo che ci siano tutti gli strumenti per poter anche perseguire chi si comporta in maniera sbagliata, e questo lo dico soprattutto per il Wi-Fi, che negli anni ha vissuto una serie di normative restringenti perché si aveva tanta paura di questo strumento, addirittura dal punto di vista terroristico. Io non credo che questo sia il problema, bisogna adeguare le normative, ma ci sono tutti gli strumenti per poterli controllare. Questo significa veramente sviluppo. So che voi contribuite con le vostre attività ad un notevole, per quella che è la vostra attività, parte del nostro prodotto interno lordo, e per questo meritate lo stesso incoraggiamento magari di altri settori che sono decotti. La vera sfida in questo momento è convertire il nostro modello produttivo. Lo si può convertire se si ha veramente, prima di tutto, il coraggio, ma anche la libertà di cominciare ad investire in settori che magari non sono lobby potenti, ma sono attori molto produttivi del nostro tessuto economico. Per questa ragione avete i miei auguri di buon lavoro anche a nome della Camera dei Deputati. Saluto tutti i colleghi presenti, ne vedo tanti di diversi schieramenti che sono qui e sono contento di vedere. E vi auguro buon lavoro, ringraziandovi dell'invito. Perdonatemi se vi lascio subito, ma credo di avere un'altra buona ragione. Grazie mille, arrivederci. Ciao Antonio, buon lavoro. Bene, ringraziamo.